pastorelle per fare questa piccola farfallina che impazza su Pinterest e che si può utilizzare come anello, come fermaglio, come spilla, mettendoci dietro una spilla da baglia. E, è in realtà un origami fatto con la stoffa. Ve lo faccio vedere prima con la carta, che è più semplice per vedere le pieghe, e dopo lo facciamo con la stoffa. Le proporzioni che vengono abbastanza bene sono quelle di un foglio A4 come proporzione del rettangolo. Questa è stata fatta invece con un rettangolo un pochettino più schiacciato. Allora, vi faccio vedere le pieghe. La prima è molto facile ed è semplicemente dividere il foglio a metà per la lunghezza. E dopo lo pieghiamo un'altra volta, nell'altro verso, per segnare la piega centrale, e lo possiamo anche subito riaprire perché ci serve solamente questa linea centrale come riferimento. Dopo facciamo due orecchie sui due lati, facendo coincidere con la piega centrale che abbiamo fatto prima. Considerate che con la carta tutti quanti gli angoli devono essere molto precisi e netti. Chi fa origami usa anche degli strumenti per lisciarli. Con la stoffa non sarà un problema perché comunque resta molto più morbida. E facciamo un'orecchia anche dall'altro lato. Opla. Facciamo coincidere al centro. Ed eccoci qua. E adesso lo apriamo in questo modo, in modo da avere al centro questa linea di congiunzione. Ve lo faccio rivedere una volta. Dal foglio A4 lo pieghiamo una prima volta e una seconda per segnare la riga centrale. Tiriamo dentro le due orecchie laterali, una e una due, e poi lo apriamo in questo modo, in modo da avere al centro la riga dove si uniscono. E siamo arrivati a questo punto. Adesso dobbiamo andare a fare un'altra piega qui, che sarà quella che ci darà la forma delle ali della farfalla. Questa si può giocare con l'angolazione per farle più o meno appuntite. Vedete, qui ci sono alcuni esempi, fatti con pezzi di carta di recupero proprio, però vedete che la forma delle ali è molto diversa in base all'angolo che andremo a scegliere adesso. Vedete soprattutto questi due, dove una delle ali molto più appuntite e l'altra un'aria un po' più cicciotta. Per cui, andando ad agire su questo angolo, faremo la differenza delle ali. Per aiutarci in questo caso, ce la possiamo già segnare, per cui giriamo questi due angolini facendo coincidere in alto, quindi facciamo un angolo di 90 gradi. E dopo, sfruttando questa riga che abbiamo fatto, li tiriamo verso l'interno. Cambiando questo angolo cambia la forma dell'ala. E questo è adesso l'ultimo momento. Lo giriamo, solo per semplicità. Tiriamo questi due verso il centro. Ed ecco fatta la farfalla. Per cui vedete, cambiando questo angolo, le ali verranno più aperte o più chiuse. Ora, con la carta adesso le possiamo andare a lisciare per bene, dargli la forma e via dicendo. Con la stoffa andremo poi invece a dare un piccolo punto di cucitura, uno qui e uno qui, e la stoffa manterrà un pochettino questa forma arrotondata che vedete nel nostro esempio piccolo, e ha questa aria un pochettino meno, più morbida, diciamo, più da farfalla. Allora, questo era come farlo con la carta, e mo lo facciamo con la stoffa. Allora, per la farfalla stavolta abbiamo deciso di utilizzare delle sete perché mi sembra che rendano molto, poi sono dei quadratini talmente piccoli che non è sto gran spreco. La dimensione che volevamo provare a fare sono 6 pollici per 4 pollici, potete farla di qualunque dimensione vogliate. Quella che avevo fatto prima con la spillina mignon era 3 pollici e mezzo per 2 e mezzo, e quindi era un rettangolo molto più schiacciato. Le proporzioni, secondo me, queste qui sono un pochettino più belle da vedere, però è assolutamente a vostra discrezione, ovviamente. Quindi tagliate i vostri due rettangoli 6x4.
fissetta. E state attenti al fatto che il filo che userete per la ribattitura dopo sarà visibile, come vedete qui nella farfalla, per cui o ne usate uno estremamente neutro o ne usate uno molto contrastante e usate anche magari un punto decorativo, però considerate che farà parte del vostro disegno. Secondo me per la farfalla ci vogliono due colori contrastanti delle due stoffe, però ovviamente de gustibus. Allora, fate una cucitura tutto intorno lasciando aperto per girare. Cucitura noi la facciamo di un quarto di pollice, poi dipende ovviamente da che stoffe usate voi. E lasciate aperto per girare una parte magari verso il centro di uno dei lati lunghi. Se stiamo molto attenti dovremmo riuscire anche a nascondere il punto di congiunzione dopo. Mi scuso per il rumore di fondo, ma stanno facendo lavori al piano di sotto. Voi vedete, abbiamo fatto la cucitura lungo tutti quanti i lati lasciando aperto su un lato lungo. Adesso tagliamo via gli angolini e dopo lo rigiriamo attraverso il buco che abbiamo fatto, stando ben attenti a tirare fuori le puntine. Allora, tagliati via gli angolini, noi non abbiamo esagerato perché comunque la setta ha un numero di fili abbastanza basso e quindi rischia di sfilarsi facilmente, e ribaltiamo il tutto. Questi colori sono spettacolosi, secondo me quel lilla l'ho comprato, lo userei dappertutto. Sono di GS per la cronaca queste stoffe. La visita al giapponese è sempre utile. E tirate fuori molto bene le puntine, qua mi è rimasto un filo dentro che adesso taglio, perché come vedete sono queste che si vedranno qui e sono molto 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 evidenti, per cui state attenti. Se volete potete anche usare un ago, non con queste stoffe così sottili ma con quelle un po' più grosse, per tirare fuori proprio la puntina estrema. Ed eccoci qua. Opla. Adesso gli possiamo dare una stirata tirando in dentro i due pezzi di questa cucitura in modo che siano paralleli al resto. Gli diamo una bella stirata e dopo facciamo un punto di ribattitura tutto intorno. Potete usare un filo contrastato, per esempio noi potremmo usare qui magari il lilla, così che qui venga fuori, oppure il turchese che si veda dall'altra parte in contrasto, o anche un filo completamente diverso, o anche un filo trasparente di nylon se volete, così non si nota invece l'effetto. Per darvi un'idea della possibile ribattitura, qui l'abbiamo fatta con il filo trasparente sopra e un filo brilloso, glitter, sotto, così vedete un pochettino le possibilità. E adesso ci divertiamo a piegarlo. Da così, cioè da così a così. Prima di tutto decidiamo di tenere fuori il lilla che ci piace di più, per cui lo pieghiamo tenendo dentro il turchese, che si vedrà comunque, ma sarà meno evidente. Lo pieghiamo a metà, poi ci serve sapere dov'è il centro qui, per cui lo pieghiamo un'altra volta a metà e usiamo uno spillo che ci segna dov'è la nostra metà. A questo punto dobbiamo fare le due orecchiette della volta scorsa, quindi lo pieghiamo così e facciamo un'orecchietta. Ok, ci è venuta bene, siamo già felici. Devo mettere anche uno spillo qui per tenerla ferma. Ribaltiamo il tutto e facciamo la seconda orecchietta. Ciappala, che stavolta è venuto dritto. Non vi dico quale take è questo perché abbiamo una serie di ciak che non ti dico. Ok, siamo arrivati così. Lo spillo qua dietro lo possiamo togliere che magari ci riusciamo a far male, se no se lo lasciamo lì. E siamo arrivati a questo punto. Possiamo mettere due spilli qui per tenere fermo un po' il tutto, adesso che facciamo la piega, quella che vi mostravo prima, che è la più, così, da stare attenti a farle uguale, per cui abbiamo due spilli, così il tutto sta fermo. Non è precisamente identico, lo so, non ditemelo, me ne sono già accorta io, ma nella farfalla finita vi assicuro che non si noterà molto. Allora, dobbiamo fare questi due angolini qui, che io farei semplicemente infilando dentro un pochettino così, uno e 1, 2. Ok, togliamo via questi spilli e adesso con un gioco di prestigio ne togliamo giù una e l'altra ed ecco la farfalla. Ed ecco la farfalla fatta. Ora la potete un poco aggiustare per cercare di farla coincidere, che le punte vanno tutte quante dove ci piace, che la forma delle ali sia simile, come volete. Dopo, quando siete soddisfatti di com'è, mettete magari uno spillo per tenerla ferma,
prendete ago e filo e fate due punticini, uno qui e uno qui, se lo faccio vedere, e starà ferma, miracolo. Quando siete contenti dell'aspetto che ha, avete sistemato un po' le ali che coincidano, eccetera, prendete un ago e a questo punto basta fare un punto che lo fermi qua dietro l'ala, per cui da qui. Fino a dietro. Adesso lo fissiamo un paio di volte, però abbiamo usato un filo in tinta. Cambiando un pochettino quell'angolino e cambiando anche le proporzioni dei due lati del rettangolo, avete una farfalla con più ala, con meno ala visibile. Mi sono punto un dito per la cronaca. Io passo dietro che è un po' barbaro, ma era per farvi vedere rapidamente. Ecco qua. Adesso dopo lo fisso. E adesso lei mantiene le sue ali belle morbide. Vedete, questa qui aveva le proporzioni un po' diverse, a parte la dimensione si vede proprio che le ali hanno una forma un pochettino differente. Comunque è divertente come cosa, questa qui è venuta grandina e vi dicevo, questa è 4 pollici per 6 pollici una volta tagliata. Potete farle grandi o piccole, anche mini mini mini, è un pochino un giochino di prestigio. Per avere un'indicazione sulle dimensioni, qui lo vedete sulla tavola. E poi ci potete mettere semplicemente una piccola spilla da baglia sul retro. Anche senza stare a farla troppo complicata, gliela potete infilare direttamente qui sul retro. Più belline quelle fatte apposta, eccetera, eccetera, però anche mettendola così. E la fissate sul maglione. Voilà, ce l'abbiamo fatta.